Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Il Vangelo di oggi stride, ci lascia forse un po' perplessi. Gesù si rivolge ai suoi discepoli con delle affermazioni forti. «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e poi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione». Il battesimo che sta annunciando sarà la sua morte in croce che precede la sua resurrezione. La croce di Cristo rimane un evento tragico per lui e per noi. È l'intestardirsi di Dio nell'amarci e l'intestardirsi dell'uomo, dell'umanità, a fare di testa sua, nel seguire quel che le piace, più di quel che le giova. È la nostra tentazione, vivere come se fossimo noi i creatori di noi stessi, vivere come se fossimo noi a stabilire ciò che è bene e ciò che è male. Ma noi siamo sue creature, certo intelligenti, capaci di amare, libere, responsabili, ma pur sempre creature che devono riconoscere la totale dipendenza da Dio suo creatore. La croce di Cristo, oltre ad essere segno dell'amore testardo di Dio, rivela ciò che c'è nel cuore di ogni uomo e di ogni donna ed è il prezzo da pagare quando si segue Cristo radicalmente. Gesù è venuto a riconciliare l'uomo con se stesso, con Dio, con le sue relazioni, con il creato, ma è anche fonte di divisione. Il vecchio Simeone preannunciò a Maria, sua madre, che Gesù sarebbe stato segno di contraddizione, perché avrebbe svelato quello che c'è nel cuore di ogni persona. Gesù è sorgente di unità, di pace attraverso il suo mistero pasquale, ma la sua croce inevitabilmente produce discernimento, divisione. Seguire Cristo non significa raccontare le favole del tutti ci vogliamo bene. Non significa cadere nel pacifismo. Seguire Cristo significa saper vedere da che parte sta la verità e prendere posizione. Nella storia i martiri ce lo hanno insegnato. Ne ricordo un nome caro, un laico sposo e padre di famiglia, Tommaso Moro, cancelliere di Enrico VIII. Non avendo accettato lo scioglimento del matrimonio del re in quanto indissolubile e quindi il costituirsi della Chiesa anglicana, staccata dalla Chiesa di Roma, venne arrestato e decapitato. La moglie e le figlie gli chiedevano di accettare per amore loro, ma lui vuole rimanere fedele a Cristo e alla sua Chiesa. Il Signore Gesù dove mi chiama ad essere testimone e segno di contraddizione? Sarei capace di affrontare il martirio per difendere le verità di Cristo e della Chiesa? Paolo, nella prima lettura di oggi, ci consegna il segreto per avere il coraggio nell'essere testimone di Cristo. Piegare le ginocchia davanti al Padre per essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Il martirio non si assume per dovere, ma per amore. Dell'amore del Signore è piena la terra.